Penultima partita casalinga della Sestesa alla ricerca di punti per la salvezza contro la Genova Calcio, ma destinata a rimanere nelle posizioni di metà classifica. Solita formazione per i verdestellati col tridente Montemagno, Murasaki, consigliere in panchina a causa infortunio, mentre mister Maisano schiera Dotto, Parodi e Tomé. Partono a mille i padroni di casa quando dopo un minuto Montemagno si incune in area, contatto con il difensore punibile con il penalty, ma non per l'arbitro pugliese. Trascorsi 60 secondi, Sacchi manda in profondità il 19enne della Sestese. Montemagno trafigge con un diagonale portiere e porta in vantaggio la sua squadra. In fiducia all'11 locale calcia al volo dal limite, ma il pallone si alza troppo. Al quinto minuto Sacchi tenta la giocata da posizione defilata e mette in allerta Dondero. Si rialza la Genova Calcio e da un calcio d'angolo battuto da Dotto sbuca Bruzzone realizzando la dell'1-1. Disattenta la Sestese sulla fascia sinistra, ne approfitta tutto solo Tonello, il quale mette in buca d'angolo e ribalta il risultato. Poco attento anche Bongiorni, il quale si fa sfuggire la palla che poi viene spazzata via e il pericolo viene allontanato. Da un calcio d'angolo ha una buona occasione Audel, ma il pallone va solo vicino al secondo palo. Nella seconda frazione si accende Sacchi provando il tiro d'effetto, buona l'idea, meno la conclusione. Da attaccante aggiunto Audel cerca in tutti i modi il pareggio, ma il suo tiro centrale viene facilmente bloccato da Dondero. E assedio Sestese, da angolo viene eseguita una sponda per il centravanti Mura, ma la conclusione è troppo debole per impensierire l'estremo difensore. Nel momento migliore dei locali colpisce la Genova Calcio, palla in mezzo per Capotos che ha il tempo di girarsi e finalizzare in porta, portando a 3 i gol dei biancorossi. Al 90esimo un ottimo triangolo tra Pandisce e Tomé, i due si intendono bene e l'azione si conclude con la rete messa a segno dal classe 2004. Dunque cala al poker la Genova Calcio e poco dopo arriva il triplice fischio. Maisano annienta Rossetti per 4-1 e adesso la strada per i verdestellati si fa sempre più in salita, i quali devono compiere l'impresa nelle ultime due partite. Questa è la partita, però la Sestrese è praticamente retrocessa, non è certo retrocessa oggi. Cioè, nel senso, oggi la Genova Calcio ha fatto la sua partita. Se la Sestrese ha vinto due partite in casa su, continua a dire tutto l'anno, su 20, un motivo ci sarà. Basta, no? Non c'è altro da dire. La Genova Calcio ha fatto la sua partita. Chi dice che la Sestrese è retrocessa oggi è una persona che non sa né il valore del campionato che ha fatto la Sestrese. Che se tu hai vinto due partite su 15 in casa, beh, lì un motivo ci sarà. Quindi la Sestrese, se retrocede come ormai quasi sarà, di certo non è retrocessa oggi. La Genova Calcio oggi ha fatto 4 gol alla Sestrese perché ha giocato a calcio. La Sestrese ha fatto una partita di cuore e non ce l'ha fatta. Belin, cosa ti devo dire? Va bene così. Poi tutto il resto è una partita che se c'era la Genova Calcio, ma se c'era Forza Coraggio era uguale, perché se tu al terzultimo di campionato prendi 4 gol in casa, non esiste. Ha vinto la squadra che ha giocato a calcio. Una stagione del genere non è un reparto, è tutto il complesso, ci sono andate tante cose storte. Oggi, onestamente, poteva andare un po' meglio, ma se tu dopo 2 minuti ti trovi in vantaggio, devi provare a tenere il risultato. La Genova Calcio ha fatto la sua. Non siamo partiti benissimo, siamo partiti un po' così in maniera forse un po' superficiale. E abbiamo subito il gol, però poi dopo piano piano abbiamo cominciato a macinare, e abbiamo fatto la nostra partita, quello che sappiamo fare, pur tenendo presente che abbiamo un sacco di giocatori reduci da tanti infortuni, abbiamo tanti giovani che ieri poi hanno anche magari dovuto giocare, quindi voglio dire, è una partita che sulla carta non aveva niente da dire, chi doveva fare la partita era la Sestrese, non l'ha fatta. Il calcio è questo e quando ti trovi di fronte a due squadre che hanno comunque qualità e tecnica diversa, scaturisce un risultato del genere. Se facciamo bene queste ultime due partite, possiamo rientrare nel nostro obiettivo che era quello di arrivare almeno nelle prime cinque, che è un po' lo standard di questa società, più o meno, insomma, abbiamo fatto sempre dei campionati dignitosi a livello eccellenza. Quindi, direi che dobbiamo mantenere, c'è un solo rammarico che in 9 partite ne abbiamo vinte 7 perse 2, soprattutto 2 partite che sulla carta avremmo potuto vincere, quindi con l'Atletica e con il Baiardo, invece è andata così, però sono contento comunque della prestazione dei ragazzi, abbiamo fatto esordire tanti giovani, la società ieri ha vinto il titolo regionale Under 19, quindi credo che quando faremo un consuntivo non potremo fare altro che farci complimenti fra noi stessi.